Parecchi secoli prima di Cristo, Roma non aveva ancora mandato per il mondo le sue legioni a conquistare i popoli. I romani abbandonavano in armi le mura quadrate della loro città non ancora monumentale, soltanto per estendere il dominio sui vicini, gli Etruschi, i Sabini, gli Albani. Con Alba, la città madre da cui erano venuti i fondatori Romolo e Remo, al tempo di re Tullo Ostilio, la guerra durava da molti anni. Una guerra che era costata nelle sue alterne vicende gravi sacrifici ai due indomiti rivali. Invano gli eserciti avevano cercato di giungere ad uno scontro decisivo. Ora romani ed albani avevano schierato in campo tutte le loro forze superstiti, ansiosi di porre termine alla lotta. Questa battaglia non aveva condotto a una vittoria finale. Ormai però si doveva assolutamente trovare la via di una pace che facesse riconoscere fratelli i due popoli e li avviasse insieme verso la loro gloria futura. Le perdite dei nostri uomini in questa battaglia sono state troppo forti. Il destino della guerra e le sorti di Alba sono legati ai rinforzi romani che verranno dall'Etruria. Se non riusciremo a fermarli tra i monti Tiburtini, tutto sarà perduto. Che ordini vuoi dare al nostro re? Ehi tu! Vegezio corra sui monti Tiburtini. Sì, mio re. Bisogna riuscire a fermare quei rinforzi. A qualunque costo. Centurione, più svelti. Posso dare l'ordine, Orazio, ma i soldati sono troppo stanchi. Tu dà l'ordine e non pensare ad altro. Avanti, avanti, affrettate il passo, svelti, più svelti. Sono preoccupato, Orazio.
Non mi piace affatto l'idea di attraversare quella gola. È un gran rischio. Credi che a me piaccia? Lo so. Aggirando le montagne ci vorrebbero 3 giorni. Credi che sarebbe un tempo troppo lungo? La battaglia con gli Albani sarà già in corso. È impossibile. E se gli Albani avessero già avuto la vittoria? Dovrebbero sempre fare i conti con noi. Per ora preoccupiamoci di attraversare la gola. Provvedi a che tutta la colonna sia in ordine. Avanti! Colonna, avanti! Avanti e ordinate le file! I romani attraversano la gola. Re Mezio ti ordina di fermarli. In piedi, prendete le armi! Avanti, da quella parte! Presto! Presto! Quanti uomini in avanguardia? Ma un centinaio presa poco. Non sono molti. Prendine altri. Va pure al tuo posto ora. E apri bene gli occhi. Va. Sì, Orazio. Avanti! L'avanguardia sta avanzando. Però non mi sento sicuro. Tra non molto farà buio. Lo vedo bene. Bisogna rischiare lo stesso. Andiamo. Alle spalle. Ci arrampicheremo per la scarpata. Ma quelli lassù ci vedranno. Come faremo a salire? Tu non perdere altro tempo. Riunisci i tuoi e raggiungimi. Ti farò vedere come si fa. Ehi, Lucio! Dì a Sabino di prendere il comando. Tenterò di circondarti. Se riuscirò, saremo tutti salvi, hai capito? Sì, Orazio. Sì.
Ti ho detto che devi prendere il comando. Lui ha lasciato il campo per un... Orazio ha lasciato il campo. Non è possibile. Seguitemi su. Avanti. Avanti. Che voi foste presenti per ascoltare ciò che ha visto Sabino e poter giudicare i fatti da voi stessi. Mio re, non capisco che cosa ci possa essere ancora da giudicare. Sabino, su, parla. Che cosa hai visto? Sabino. Non riesco a intendere che ci sia da dire sulla morte di Orazio. Che cosa hai mai tentato di insinuare, Sabino? In nome degli dèi, parla! Se con i miei stessi occhi non l'avessi vista, non avrei creduto possibile una tale cosa. Ma Orazio è fuggito mentre la battaglia era in pieno corso! È un'infamia! Marco! Torna in te stesso. Non ci vuol tanto ad ucciderlo. Uccidere? Chiunque osasse parlare contro l'onore della mia famiglia. Quello che ha detto è stato confermato da un altro superstite. Ancora non riesco a crederci. Mandami sul campo di battaglia e io saprò trovare il corpo di Orazio caduto insieme ai suoi soldati. Calma, ragazzo, calma. Tu, Nuncio, avverti che stanotte l'esercito si ritirerà in città. Ma gli Albani? Gli Albani non avranno certamente voglia di seguirci lì dentro, di questo si può essere sicuro. Ora che i rinforzi di Orazio sono perduti, dopo la sanguinosa battaglia di oggi, il popolo finirà per sfogare la sua ira. Che dovrei fare allora? Continuare a batterci domattina e rischiare di perdere tutto ciò che si è guadagnato finora? Non mi darai questo consiglio. L'esercito si ritirerà durante la notte. Mi puoi concedere una scorta di cavalli? Elio verrà con me. Possano gli dèi dare ragione al vostro amore di fratelli. Caio, avremo una notte difficile da superare noi due. Thank you.
Ebbene? Ce ne possiamo andare. No, cerchiamo ancora. Non serve a niente. Orazio non è tra questi cadaveri. Era vero. Mi accorgo che in mezzo a voi altri predoni c'è qualche soldato romano sfuggito alla strage. Ringrazi la dea della terra se non è stato ucciso subito, perché noi albani non facciamo prigionieri. Ad alba si celebra la festa della dea. Lotterete nella fossa dei lupi e chi ne uscirà vivo rimarrà schiavo. Andate! Sorvegliateli bene! Questa Romano e cerca di difenderti se puoi. I lupi devono essere affamati. Avanti! Scendi, scendi! Prendi Romano! Sei impazzita! Vuoi che ti butti dentro con lui? Sta bene attenta a quello che fai. Non avete capito niente! Volevo rendere più interessante lo spettacolo, altrimenti finirà presto il divertimento. Non tentare di prendermi in giro, schiava, e che non ti venga in mente di aiutarmi. Non ci riuscirà mai. Avanti, Romano. Vieni fuori dalla fossa. Continuerai quando sarà finita la pioggia. Su! Forza!
Scilla, ma sei impazzita? Ti ucciderebbero se lo trovassero qui. Già, se lo trovassero. Questa è la nostra unica occasione per fuggire. E lui solo può aiutarci. Possiamo arrivare ai colli prima che sia giorno. Ma dobbiamo approfittare della tempesta. Non volete venire? No, io non vengo. Neanch'io. Io non voglio aspettare. Se volete restare schiave per tutta la vostra vita, peggio per voi. Vieni, Romano. Da che parte? A sinistra. Alla porta ci sono i cavalli. Tu sai la strada, va avanti. Attraverso. Grazie, donna. Fuggi di là, potrai raggiungere i monti. Io vado dalla parte opposta. Gli dèi ti proteggano. Comandanti e senatori di Roma, non vi era mai stato alcun dubbio su chi avrebbe dovuto succedermi nel regno. Egli era noto per le grandi imprese e per l'alto valore. Certo è meglio che noi lo ricordiamo per quanto ha fatto di eroico nella sua vita e non per le circostanze della sua morte. Perché Orazio per noi è morto. Ma sulla virtù della sua gente non può esservi dubbio alcuno. Non ve n'è di più degna nell'intera Roma. Ora, dato che io non sono più in giovane età e che per continuare la guerra con gli Albani ci vuole un capo forte ed energico, io voglio, ripeto, io voglio che fin da questo momento colui che sarà il futuro re di Roma impari tutti i doveri e le responsabilità che derivano dal comando prima di salire sul trono. E di conseguenza, da questo momento in poi dovrete considerare Marco degli Orazi come il futuro re di questa città. Ed è a lui che io affido il duro compito di portarci alla vittoria nella guerra con Alba. Egli si legherà alla mia famiglia con altri vincoli, unendosi in matrimonio con mia figlia, la cara Marzia. Tu prometti di essere un marito buono e fedele per lei? Io prometto a tua figlia Marzia il mio corpo, il mio sangue e il mio cuore. Ti prometto la mia vita e il mio amore. E ora, Caio, venite da me, tu e i tuoi valorosi figli. Dobbiamo discutere ancora degli accordi nuziali. Non preoccuparti, o mio re, di tali questioni. Questo è stato un giorno di grande onore per la mia famiglia. Una famiglia che ha fatto certamente molto onore a Roma. E io sono sicuro che questo matrimonio accrescerà le nostre fortune. Fame! Levati di mezzo, fa passare i re e i senatori, se non vuoi che... Lascia che parli. Questo è certo un uomo che deve avere molto sofferto. Sì, tu lo stiglio.
E non sono il solo che abbia sofferto per la gloria della nostra città. Io sono stato ferito e un mio figlio ventenne è morto. Questi sacrifici saranno tutti ricompensati. Nel mese prossimo inizieremo un'offensiva che deciderà le sorti della guerra contro Alba ed avranno fine tutte le sofferenze del popolo. È il mio secondo figlio. E non ho da sfamarlo. No, mio re, questa guerra deve finire. Pensa a tutte le madri e le vedove che potrebbero maledire il tuo nome nel futuro. Centurione, portalo via e fallo frustare. No, non farai questo. Perché vuoi aggiungere altre sofferenze a quelle del popolo romano? Oh, padre, abbi pietà, ti prego. Invece che alla gloria di Roma, invece che alla sua futura grandezza, rivolgi almeno una volta le tue cure verso il popolo. Perché è solo il popolo che fa grande una nazione. Tu dimentichi, mia cara. E anche tu dimentichi. Voi non ricordate che una volta io avevo 4 figli? Li ho sacrificati tutti per la grandezza di Roma. Ma io ricorderò quello che hai detto. Spero di trovare il modo di mettere fine a questa strage. Sono stato molto più fortunato di te. I miei figli erano più grandi. Ma chissà quale fardello sia più duro da portare. Vieni, Marcia. È davvero un bel bambino. Penserò io a fargli avere da mangiare. Fermo, Romano, fermo. Non aver paura. Qui sei mani sicure, nonostante che tu sia un romano. Chi sei tu? Sono della gente tiburtina. Queste montagne ci riparano sia dagli albani che da voi. Siete gli uni peggio degli altri, vi conosco. Ma allora... forse sai qualcosa. C'è stato un combattimento qui. Io non so niente. Sei arrivato con un cavallo più morto che vivo. Tu, non il cavallo. E non sei ancora del tutto in te, a quanto sembra. Ma so vedere che sei bella. Non fare lo stupido. È un prodigio che tu sia in vita, con il sangue che hai perduto. E poi la febbre, il delirio. Il delirio? Gridavi come per difenderti da chissà chi. Dai lupi. È incredibile che ti sia salvato. Anch'io sono stata prigioniera degli Albani e per più di 4 anni. E ho imparato che sui monti si sta meglio che in città. Non credo che dovresti alzarti. Ti ho fatto bere una quantità di infusi d'erbe, così hai potuto riposare. Sono 20 giorni che sei qui. 20 giorni? Non è molto, dato lo stato in cui eri ridotto. Ti ringrazio. Oh, ecco mio nonno che torna. Si chiama Servio. Lui ti ha trovato sui monti e ti ha portato in casa nostra. Spero che non si arrabbi perché ti ho lasciato alzare. E i tuoi genitori? Sono stati uccisi dagli Albani quando ero ancora piccola. Beh, non mi sembra arrabbiato. Oh, speriamo. Ehi, nonno, hai visto? E tu dicevi che gli ci voleva un mese per alzarsi. Non l'avrei creduto. Benvenuto, Romano. Anche se questo è un nome non troppo amato dalle nostre parti. Romano, no. Ti ringrazio per quello che hai fatto e spero di poter fare altrettanto un giorno per te. Io sono Orazio, della gente Orazio. Rimani pure nella mia casa finché non sarai del tutto guarito. Ed è stato proprio per le parole di quell'uomo e per quel bambino affamato che portava fra le braccia che ho deciso di invitarti qui, re Mezio di Alba, per vedere se c'è un modo
di ridare la pace ai nostri due popoli straziati dalla guerra. Non ci sono vie che conducano alla pace. Voi romani volete asservire noi albani, mentre noi crediamo che gli albani debbano asservire i romani. E ricordati che la gente di Roma deriva da quella di Alba. Ma per la forza delle armi e per le qualità militari non è davvero paragonabile al... Infatti, gli albani per virtù militari sono superiori ai romani. Voglio precisare il mio pensiero, re Mezio. Non c'è paragone tra il valore e la forza dei nostri uomini e la supremazia soltanto numerica dei vostri. Fermi! Vi siete incontrati per giungere alla pace senza usare le armi, miei valorosi e nobili regnanti. E non vorrete lasciare che le vostre eroiche genti muoiano tutte di fame. E questa è una fine che potrebbe venire assai presto. I grandi sacerdoti hanno ragione. Sono ormai quasi 7 anni che i nostri popoli sono scesi in guerra, una stupida guerra, senza alcun vantaggio per entrambe le parti. È stupida soprattutto se ci ricordiamo che le nostre genti sono legate dal sangue di Romolo e Remo. Io ho sempre sognato di vedere i nostri due popoli felicemente uniti sotto la saggia amministrazione di Roma. Ma siamo noi i più antichi e quindi il governo deve spettare a noi. Io penso che lasciati a menti umane questi problemi non potranno mai essere risolti. Ma se facessimo decidere gli dèi... Gli dèi? Gli dèi. Il tempio della ninfa Egeria è sacro sia per noi che per loro. Lasciamo che sia lei a dirci la decisione che bisogna prendere. Riesci a trovare una soluzione più saggia? E tu? Oh dei, potenze supreme del cielo e della terra, volgete lo sguardo benigno sui popoli di Alba e di Roma e allontanate da loro il flagello della guerra. Sono per voi le teneri carni di queste sacre offerte che essi hanno compiuto. Da troppi anni scorre il sangue dei loro uomini. Come possono fermarlo? Ascoltate il volere degli dèi, tu re di Roma e tu re di Alba. Entro una luna trovate da ambo le parti 3 fratelli, i più valorosi che esistano. Fateli combattere ad oltranza in nome dei vostri 2 popoli. E quelli che saranno riusciti a sconfiggere gli altri daranno alla loro città la vittoria. Ricordatevi, dovranno essere 3 fratelli contro 3 fratelli, 3 uomini di Alba contro 3 di Roma. E la tregua inizia ora. Questo è il volere degli dèi. Non so. Mi sembra che gli dèi ci abbiano favorito. Già, se avessimo dovuto continuare la guerra, la vittoria sarebbe stata certo dei romani. Non abbiamo più mezzi per combattere. Questa volta gli dèi ci hanno assistito in tutto, mio re. Ad Alba esiste una famiglia con 3 fratelli forti e coraggiosi. Chi sono? Sono chiamati i Curiazi. I Curiazi? Tu pensi ai Curiazi? I fratelli Curiazi! Chiamate le guardie! Dammene un poco anche a me. Bevi, ma attento a non sprecarne un goccio. Come ti senti ora, fratello? Non ti avevo detto che questa cavalcata a Roma ti avrebbe fatto bene? E guardi! Non avrete molto da aspettare ormai per imparare come tagliano le nostre spade. Va meglio. Sì, non hai più bisogno di fasciature. L'aria ti farà bene. Nascondetevi voi due. Un gruppo di soldati viene su per la collina. Seguimi, ti guido io. Thank you.
Orazio, nasconditi qui. Vieni, starei al sicuro. Perquisite tutta la capanna e portate via le provviste che riuscite a trovare. Cosa fa una pattuglia romana quassù? Ma tu piuttosto chi sei? E cosa fai in una capanna di pastori? Io sono Orazio. Cosa hai detto? Sei davvero Orazio? Ti avevano dato per morto in quell'agguato. Saluta un comandante dunque. Io ti saluto, Orazio. Anche se a Roma tutti credono che tu non abbia agito né da comandante né da prode. Sembra che quei colombi abbiano volato a lungo insieme. Forse erano timidi. Saranno andati ad incontrarsi dove nessuno possa vederli. Tu lo credi? Marco, non preoccuparti. Sarò per te una buona moglie. Bevete e mangiate in nostro onore. Siate tutti felici. Io so che... E non l'hai ancora dimenticato. Ma so che un giorno anche tu amerai me come ti amo io. E come ti ho sempre amato anche quando Orazio era ancora in vita. Mi amavi già da allora. Sono sicura che riuscirò anch'io ad amarti. Sì, ne certo. Beviamo insieme alla vostra felicità. I Crasti non sono una famiglia di guerrieri. Sarebbe stato meglio continuare la guerra con Alba. Piuttosto che rischiare il destino del nostro popolo su tre uomini di cui non siamo sicuri, d'accordo, ma... Ma guarda, credi che potremmo di nuovo infondere in loro uno spirito guerresco? Oggi non chiedono altro che di vivere in pace e avere cibo a volontà. Le donne non hanno smesso di piangere la fine dei loro cari. Io non posso chiedere altri sacrifici per salvare il mio trono. Ho paura che Roma... Ma quello è Orazio. Uno dei miei figli tornare nella città che abilmente tradito, abbandonando i soldati che comandava al loro destino. Ho deciso di tornare quando una pattuglia è arrivata sui monti Tiburtini e ho saputo che a Roma mi consideravano morto e colpevole di tradimento. Suppongo che ora tu sia venuto a difenderti. Trovo strano che tanti mi abbiano creduto un vigliacco e che lo abbiano creduto perfino i miei. Orazio, tu non sai quanto ti abbiamo pianto tutti. Nessuno dei tuoi ti ha accusato, fratello. Puoi essere ben certo di questo. Sono lieto che tu sia tornato, Orazio. Mia moglie credo che pensi lo stesso. Sì, sono felice di vedere che sei ancora vivo. Io non so dire la stessa cosa. Tu sei sincero almeno, padre. Le tue parole sono amare, ma il tempo cambierà tutto, ne sono certo. Oggi per me la tua presenza a Roma è un segno della volontà degli dèi. Sei il terzo degli Orazi. E combatterai a fianco degli altri tuoi fratelli contro gli Albani. Avete tutti dimenticato le parole della ninfa Egeria? Tre fratelli contro tre fratelli? O forse vi siete già rassegnati a consegnare Roma agli Albani? Questo non è il momento per certi rancori. Non abbiamo altra scelta.
Ma come può un uomo che ha abbandonato i suoi soldati nel momento del pericolo battersi per Roma? A sentirti tu mi odi. Ma forse non è che la vergogna per avere forzato Marzia a un altro matrimonio per soddisfare le ambizioni della famiglia. Sono venuto qui per tre ragioni, padre. La prima, per respingere l'accusa di aver abbandonato i miei uomini sul campo. La seconda, o mio re, era quella di offrire ancora una volta la mia spada per Roma. Ma ora questa offerta devo ritirarla. La terza ragione, eri tu, Marzia. Ti auguro una lunga felicità e tutte le gioie che il matrimonio può dare. Orazio, se te ne vai voglio venire con te. No, sorella. Non devi piangere. Sei molto più bella quando non piangi. Padrone, sei tornato nella tua casa. Non riesco a credere ai miei occhi. Ho forse l'aria di uno spettro? Che nessuno entri. Portami le tavolette per scrivere. Fa presto. No, ti prego, non disturbarlo. Orazio, non cedere all'ira e all'orgoglio. Non puoi abbandonare così la tua famiglia solo perché... Grazie, ma ho deciso. Sei arrivata di corsa anche tu. C'è uno spettacolo pubblico? Oh, Orazio, no. Non diventerà uno spettacolo pubblico. Ti voglio parlare da sola. Grazie per avermi condotta fin qui, Orazio. Ma ora ti prego di lasciarmi. Sì, certo. Tu sei l'unica che possa ricondurlo alla ragione. Ti prego, Orazio, torna sulla tua decisione. È una perdita di tempo ormai. Quando una donna vuole una cosa da un uomo, non c'è salvezza. Se poi le donne sono due, allora... Ecco la tua bisaccia. Credi che sia inevitabile andartene? Orazio, il tuo posto è qui, con la tua famiglia, i tuoi amici. Tu non conosci la mia famiglia. Ah, adesso ne fai parte, scusami. Tu vuoi soffrire e far soffrire. Io ti credevo morto e lo sai benissimo. Davvero? Però il mio corpo sarebbe stato ancora caldo quando ti sei sposata. Non dimenticare inoltre che quando ti fui promessa in sposa non ti amavo. E nemmeno tu mi amavi allora. Ah sì? Sì, l'amore è venuto soltanto dopo, anche per te. È inutile negarlo. Marco invece mi ha sempre amata. Io non lo amo, è vero. Ma perché avrei dovuto respingerlo? Non ho fatto nulla di male, convinciti. Soltanto il destino è stato nemico a noi due. A che scopo parlarne ancora? È meglio chiarire ogni cosa tra noi, ora che tu hai deciso di andare via. Non credi? Forse hai ragione. Ma abbiamo già chiarito tutto. Ho amato due cose nella mia vita. Una donna e la gloria di Roma. Un bel risultato. Beh, se proprio vuoi fare i bagagli, lascia almeno che te li faccia bene io. Io non ti capisco, Marzia. Nessun uomo capisce le donne.
Voglio ripeterti una cosa. Io ti ho amato. E ora? Orazio, è molto quello che mi hai detto. Io voglio sperare che tu capisca sempre più le ragioni che mi hanno indotto a sposare Marco e che tu abbia pietà, non disprezzo. Tenterò. Lo vedi, devo andar via. Comincio a pensarlo anch'io. E dire che ero venuta da te con l'intenzione di trattenerti a qualunque costo. Ma se tu devi partire, parte subito, ti prego. Va via, va. La tregua proprio sul serio. Meglio così. Ma com'è fredda! Ora ci divertiremo. Torna ad Alba e fa mandare un messaggio ai romani dicendo che non si preoccupino per lei. Tornerà sana e salva domani. Curiazio, non ti riconosco più, ti sei troppo addolcito. No, l'ho fatto solo per dare un avvertimento. Niente altro. È giusto, andiamo fratello. Vuoi mangiare o non hai fame? Morirai di freddo con le vesti bagnate. Prendi la coperta del mio cavallo e copriti se vuoi. Mi dispiace che sia capitato a te, ma solo perché c'è la tregua volete sconfinare fino al lago e fare... Ehi, dove vai? Fermati! Fermati! Ferma! No. Tieni qui! Tieni! No. Resta lì. Senti, Romana, te ne andrai quando te lo dirò io, perciò tanto vale che la smetti. Perché dovresti rimandarmi indietro dopo che hai faticato a portarmi fino a qui? Ho voluto dare a voi romani una lezione. Vedrai che altra lezione daranno i miei fratelli a voi quando riusciranno a prendervi. Chi sono i tuoi fratelli? Non sono cose che ti riguardino. Chi sei tu, piuttosto? Questo non riguarda te. Ora finalmente starai calma? Hai un carattere tremendo, però sei anche bello. D'accordo, ragazza. Ci vorrà un po' di tempo, ma finirò con l'addomesticarti. Beh, forse non ce ne vorrà tanto. Thank you.
Orazio, sono davvero felice. Non sai la fatica che ho fatto per trovarti. Deve essere una cosa importante se sei venuto fin qui. È importante. È del terzo fratello che avete bisogno. Non voglio perdere tempo a negarlo. E che cosa ne pensa mio padre? Che questo vigliacco di suo figlio sia l'ultima speranza di Roma? Mi ha proibito di venirti a pregare di tornare a Roma. Anch'io avrei fatto lo stesso. Non avrei dato ascolto nemmeno a te. Orazio, non è solo una questione che interessi noi o nostro padre e i vostri risentimenti. È in gioco il futuro di Roma. O la nostra Roma dovrà scomparire dalla faccia della terra o accrescere la sua grandezza. Lo sai, Elio? La vita mi piace qui. Non si sente l'odore della morte. Perciò è inutile che tu insista. C'è un'altra cosa grave che ancora non ti ho detto. Nostra sorella, Orazia, è stata rapita. No, Elio. Lo hai detto apposta. È stata rapita da un gruppo di albani mentre era al lago. Mi dispiace molto di questo. Ma il torto è nostro. Chi è stato a rapire le donne sabine? Gli albani ci hanno imitato soltanto. Sei crudele, fratello. Molto crudele. Sei un altro. Sì, è la verità. Ma anche tu al mio posto saresti cambiato. A cavallo! Dimmi, Crasto, i tuoi figli hanno completato l'addestramento e ora sono pronti? La ferita di Agnio è quasi interamente guarita. E non credo che possa dargli fastidio. Roma dovrà essere lieta di aver trovato tre campioni così valorosi. Ma per assicurare la vittoria ai Crasti, fate offerte a tutti gli dèi, uno per uno, e con una tale ricchezza che... Orazio non ha voluto tornare per battersi per Roma. Io credo che verrà. E tu dici questo? Dopo che hai trattato tuo figlio da vigliacco e da traditore? Sì, ora dico questo. Durante i giorni scorsi ho riflettuto a lungo e sono giunto alla conclusione che le mie parole sono state ingiuste e infondate. Ma il mio convincimento che Orazio tornerà e salverà Roma non ha niente a che vedere con tutto ciò. Che ti fa pensare che cambierà la sua decisione? Due cose. La prima è che è un romano. La seconda è che è mio figlio. Devo lasciarti qui. Questo è l'ultimo punto sicuro del territorio in cui la nostra gente si può spingere senza opposizione dei romani. Ma perché ora mi vuoi rimandare dal mio popolo? Perché? L'ha ordinato il nostro re. Gli dèi si adirerebbero se ti tenessimo qui contro le leggi della tregua. E domani? Domani è il giorno del duello e quindi... Ma perché? Gli dèi non possono separare due che si amano come ci amiamo noi. Io ora sono certa di amarti. E tu non mi ami? Sì, io ti amo anche di più. E allora perché non fuggiamo insieme noi due, ora? Ascolta, se la vita fosse semplice come voi la immaginate, non ci sarebbero le guerre. Ma disgraziatamente le guerre ci sono. E io devo combattere. Te l'avevo detto, che un giorno avrei dovuto lasciarti. Ma se domani, al cadere della notte, sarò ancora vivo, allora... Sai, io sono un soldato e non un parlatore. Io ti amo e quello che sei è tutto per me.
Dove farete il duello? A Roma? Sì, a Roma. Domani. Ah, stringimi. Ti devo dire una cosa. Ho conosciuto molte altre donne, ma non ho mai provato un sentimento d'amore così forte come per te. Eppure di te io non conosco nulla, neanche il nome. Che importanza può avere un nome? Quello che importa soltanto è che tu sei di Alba e io di Roma. Una L che vuol dire 50. 10. E poi? 4. 64 forse. Mm. E un altro 10. C'è qualcuno, ma non sembra che sia armato. Sarà mio fratello. Un ultimo tentativo. Fallo entrare. Va bene. Ti disturbo? Se preferisci che io resti fuori. È passato molto tempo e la tua famiglia, i tuoi amici sentono la tua mancanza. E sei qui come amica o come facente parte della famiglia? Ti sorprende se ti dico come l'una e come l'altra? Niente mi sorprende più. È inutile che tu cerchi di ferirmi. Io non posso più provare dolore. E tu non sei il solo ad essere infelice. Io sono infelice. E anche Marco. E va bene, siamo tutti infelici. Sei venuta a dirmi questo? Ti porto un messaggio di mio padre, il re. E ricordati che io mi sono sposata per ragioni di Stato. E non per ragioni di cuore. Qual è il messaggio? Roma ha bisogno di te. E perché? Senza di te e dei tuoi fratelli, domani andremo incontro alla sconfitta. Ma questo non sarebbe il destino di Roma se voi tre combatteste. Roma? Io ora vivo in mezzo ai Tiburtini. Un onesto, sincero, dolce popolo. Perché lasciarlo? Tu devi tornare, Orazio. Io ho fede nel destino. Roma oggi è piccola. Non domina neppure sui vicini. Ma se domani gli dèi ci vorranno dare la vittoria, io credo che Roma un giorno dominerà il mondo. Ti prego, Orazio. Non si può certo negare che tu sia la figlia di un re. Però, vedi, disgraziatamente, io non ho più ambizioni. Fai torto. Un uomo deve fare quello per cui il destino ha voluto che nascesse. L'avrai detto anche a Marco. Per sposarlo. Tu non vuoi capire ora. Io sono venuta qui. Mi sono umiliata dinanzi a te. Ti ho implorato. Che cos'altro vuoi che io faccia? Niente. Ti dissi che uno dei motivi per i quali avevo sposato Marco era che ti credevo morto. Ma quello che dicevano era vero. Orazio è morto. Che avevano ragione. Popolo di Roma, popolo di Alba, ascoltate le mie parole. Dinanzi a queste mura sarà ora compiuto ciò che gli dèi hanno deciso e ci hanno fatto conoscere attraverso il responso della ninfa Egeria. I re e i popoli di queste due città dovranno inchinarsi ed accettare il risultato del duello che sta per avere inizio, sia per ciascuno favorevole o sfavorevole, dia la vittoria o la sconfitta.
Quando il sole sarà alto nel cielo, tre fratelli di Roma e tre fratelli di Alba combatteranno fino a che i tre di una parte siano morti. Fermi, tutti fermi! Sta arrivando Orazio, fermi! Vado a prepararmi. Salo qui tra un'ora. Non m'ero sbagliato, figlioli. Voi tre combatterete per la salvezza di Roma. Rimanga tra noi alcuna ombra di rancore. Se tu credi che ti abbia fatto torto, ti prego, perdonami. Thank you.
Appello! Romani! Ecco qui i corpi dei vostri campioni, Elio e Marco, della famiglia degli Orazzi. Ascolta bene, oh barbaro guerriero di Alba. Parli troppo presto. Caio, che tu vedi, il padre di mio marito che è morto, aveva 3 figli. Dov'è ora il terzo? E lo chiedi a noi altri? Non hai visto come fuggiva veloce? Te lo riporteremo così. Nevio. Barbari di Alba, per quello che avete fatto, profanando i morti, gli dèi vi puniranno. I vostri cadaveri marciranno al sole. Come osi dir questo? Credi di essere la regina di Roma? Marzia ha ogni diritto di dirlo. Primo, perché è la figlia del re. Secondo, perché aveva sposato uno degli Orazzi e quindi soffre come donna e come moglie. E terzo, perché è la verità. Portaci qui il terzo fratello, se ci riesci. Lo troverò. Non fatevi troppe illusioni e ve lo porterò, oh barbari di Roma! Vieni, Marzia, abbiamo un triste compito. Dobbiamo seppellire i nostri morti. Orazio è rimasto solo, lontano, contro tutti. Tu credi che riusciranno a sconfiggerlo? Sono certa che vincerà. E non mi sono accorto di niente. E Nevio dov'è? Fischia, ti sentirà.
A quest'ora avrebbe dovuto già vederci. Smettila di andare su e giù, non perdere la calma. Diceva che doveva essere lui a ucciderlo. Ora lo seppelliremo. Prima voglio scovare quel dannato romano. Se no, non avrò pace. È un vile, è fuggito e si è nascosto nel bosco. Non osa mostrarsi, perché... Thank you.
devi piangere, i tuoi fratelli non lo vorrebbero. Non credere che io pianga per i miei fratelli. Orazia! Tu piangi. E piangi per quest'uomo che t'aveva rapito. Un nemico. Nemico no, era l'uomo che amavo. Udite tutti voi, vi voglio gridare che amavo Curiazio. Sappiate tutti che amavo uno di Alba. E tu, Orazio, perché non compi la tua opera? Perché non mi uccidi insieme a lui? Mi domando se ne valeva la pena. Roma per una famiglia distrutta. Restiamo ancora noi due. Hai ragione. Ci sono ancora due Orazi. Ormai questa spada è diventata inutile. Orazio, dove vuoi andare? Ad Alba, nella speranza che nessun romano osi venire a distruggerla, perché sennò dovrebbe distruggere anche me. Remezio, ciò che ha detto è giusto. Non devono esserci né rappresaglie né stupidi gesti di vendetta ora. Alba e Roma possono andare unite verso lo stesso destino. Se fosse vero quello che dici, avremmo raggiunto la pace. Ma il tuo popolo ci porterà sempre rancore. Sono certo che da ora in avanti i suoi sentimenti cambieranno, vedrai. A nome degli Albani, te ne ringrazio. Si deve a te se una nuova era incomincia per noi. La tua saggezza, Rettullo, è il segno della saggezza di Roma.